Cenoni luculiani a Natale e Santo Stefano, piatti elaborati e ricchi sia per il cenone di fine anno che per quello del primo dell'anno, portate su portate e poi i brindisi al nuovo anno, ma prima aperitivini, stuzzichini, bevande che tra la sera e una giocata a tombola, insomma, hanno procurato un vero tour de force per il nostro organismo con un carico di calorie che al nostro fegato hanno causato un non poco stress. Passato il santo, però, come si dice, passata la festa, ma aggiungiamo noi, le conseguenze inevitabilmente rimangono, come i segni sulla nostra pelle, per le ore di sonno in meno, e sul nostro apparato digerente, sottoposto agli straordinari. Ma allora come fare per ristabilire il normale equilibrio psicofisico del nostro organismo? Bisogna ricorrere ai ripari. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare, se muniti di vasca da bagno, è un bel bagno con il sale rosa dell'Himalaya. Questo perché? Perché mezz'ora equivale a 3 giorni di digiuno, quindi riusciamo per osmosi a togliere tutte le tossine. Poi chiaramente ci possiamo anche, diciamo, aiutare con la fitoterapia. Abbiamo 3 rimedi perché gli organi più bersagliati sono il fegato, l'intestino e la pelle. Sul discorso del fegato dobbiamo invece utilizzare il cardo mariano, la bardana e l'altra pianta interessante è il carciofo. Il cardo mariano lo possiamo utilizzare se abbiamo bevuto un po' troppo alcolici. La bardana invece per i problemi sulla pelle, perché è un depurativo anche per quello che riguarda la pelle. Per quello che riguarda le tisane invece ne abbiamo una molto particolare a base di ganoderma, che è un fungo dell'immortalità, ha più di 150 principi attivi, interessante perché aumenta il metabolismo, brucia il grasso, si beve, è veramente per gli orientali è una pozione magica. All'interno del Dahlia abbiamo trattamenti estetici, 2 in particolare, brucia grassi, Remise & Form, una a base di arancia e cannella e l'altra invece a base di caffè. I'm a friend.